Gianni Colacione qui a Piazza Farnese e siamo in compagnia di Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, che è tra i promotrici qui di questa raccolta di firme per questa legge di iniziativa popolare, si raccoglie 50.000 firme. Filomena, ho visto che ci sono persone e poi ho saputo che anche in tutta Italia insomma, le cose stanno andando bene. Tu che idea ti sei fatta? Ma sicuramente i cittadini hanno voglia di esprimere la loro esigenza di una legge che sia rispettosa dei loro diritti. E dobbiamo precisare che ormai da più di 2 anni che abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione sull'eutanasia, campagna che ha portato poi ad un lavoro con l'associazione Luca Coscioni insieme ad esperti di redazione di questo disegno di legge che è stato depositato il 21 dicembre e che ha visto anche al deposito l'adesione delle associazioni UAR, Exit, Amici di Eleonora e Radicali Italiani e primi firmatari Carla Welby e Mina Welby insieme a tutti quanti noi. Con Marco Cappato abbiamo deciso di intraprendere questa campagna di raccolta firme il 15 marzo, dobbiamo raccogliere 50.000 firme, però la risposta che stiamo avendo dai cittadini che sono chiamati non a mettere una firma per un disegno di legge astratto, ma affinché i loro diritti siano rispettati, un disegno di legge che vede i cittadini quindi artefici in prima persona della scelta per essere liberi fino alla fine. Senti Filomena, pensi che a partire da questa iniziativa, che è un'iniziativa io penso per eccellenza laica, si possa cominciare a intessere anche una rete di trasversale tra le forze laiche, di collaborazione con i radicali, peraltro è anche sarebbe importante perché stanno fuori dal Parlamento. Ma auspico che ciò possa avvenire. Da ieri, dove è stato presentato il video di una malata terminale, abbiamo visto l'adesione anche con Paolo Ferrero dei Comunisti Italiani, dei Socialisti, molti parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno sottoscritto il disegno di legge ai tavoli. Io penso che su questi temi non dovrebbero esserci schieramenti, ma unione di intenti, perché parliamo dei diritti fondamentali della persona, l'autodeterminazione, la libertà di scelta, diritti che sono sì sanciti da una Costituzione, ma che vanno normati affinché scompaia l'illegalità, affinché chi era che ieri tramite un video raccontava la sua storia e Piera non c'è più, è andata in Svizzera per poter fare qualcosa che poteva fare in Italia. Siamo in un'epoca dove dobbiamo lavorare affinché non ci sia una sottrazione dei diritti acquisiti, affinché lo Stato non emani norme che impongano un'unica volontà. E chi è credente chi è credente e crede che la vita sia un bene indisponibile non chiederà mai l'eutanasia, ma lo Stato non deve imporre a tutti questa visione, deve lasciare libertà di scelta e quindi parliamo di quei diritti che devono essere frutto di una visione laica basandosi su una carta costituzionale che riconosce al nostro Stato un principio di laicità. Parliamo giusto facendo un legame con i testi normativi e passiamo al codice. Ti abbiamo sentito parlare, il codice penale, ti abbiamo sentito parlare questi giorni o per radio, ho sentito di un'ipotesi di proposta di abrogazione di alcuni articoli del codice penale, credo istigazione al suicidio o qualcosa del genere. Ecco, ci vuoi per il popolo del web spiegare di che si tratta? Ma il reato di eutanasia non è presente nel codice penale, però sono presenti delle previsioni, delle fattispecie che riguardano l'istigazione al suicidio e altre. Noi in questo modo abroghiamo 3 articoli del codice penale e facciamo in modo che chi sta vicino ad un malato terminale che chiede di ricorrere all'eutanasia non sia coinvolto in fattispecie previste dal codice penale e il medico rispetti la volontà del paziente, quel paziente che coscientemente, quindi in piena lucidità mentale, con una prognosi infausta inferiore ai 18 mesi di previsione di vita, chiede una dolce morte.
quindi stiamo agendo in tal modo. Quindi in qualche modo si chiede di evitare quello che un pochino stava per passare Mario Riccio. Sì. Mario Riccio, ricordiamo che il medico ha in qualche modo aiutato Piero Welby nella sua decisione finale e che è stato l'unico, se non sbaglio, parlando con Mina, che insomma si era reso disponibile. Sì. Va bene, grazie Filomena, in bocca al lupo. Grazie, un appello finale a chi ci vedrà tramite questa intervista a contattare il sito eutanasialegale.it o a contattare l'associazione Luca Coscioni e attivarsi in prima persona perché i diritti dei cittadini siano rispettati, anche di coloro che non sono d'accordo con l'eutanasia. È un principio di laicità, è un principio di libertà, liberi fino alla fine. Grazie ancora. Perfetto.